L'analisi del difetto è essenzialmente, secondo psicologi e psichiatri, l'analisi delle distorsioni comportamentali e caratteriali dell'uomo. Giusto. Bravo. Grazie. Di quegli aspetti quindi che allontanano l'uomo dalla normalità e dalla media. Giusto. Bravo. Grazie. Risulta chiaro però che bisogna innanzitutto capire che cosa rappresentino oggi i concetti di normalità e di media. E a questo proposito, questi professori riuniti in un convegno nazionale per la salute mentale hanno deciso un esperimento. Giusto? Bravo. L'esperimento attraverso il quale l'uomo difettò, in questo caso, io, tu, Mario, lui, lei, per curare le sue deviazioni, deve recitare in pubblico un testo. Un testo che dovrebbe chiarire, senza ombra di dubbio, il concetto di uomo normale. Senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio. Un concetto è un testo che si chiama appunto, proprio sai come si chiama? Come si chiama? Storia di un uomo normale. La storia di un uomo normale, o che perlomeno si riteneva tale. Egli era un uomo di media altezza, e oserei dire di media bellezza. Aveva una moglie, due figli e una casa, con un bel giardino, un bel cane, una tata, e aveva un lavoro di tutto rispetto. Faceva il venditore di camere da letto. Aveva una macchina di medio mercato ed un autoradio comprata all'usato, un telefonino da usare per il lavoro, l'orologio e una catena d'oro. Vestiva in maniera tradizionale, giacca e cravatta non era male. A volte vestiva sportivamente, ma solo quando non doveva far niente. Aveva degli hobby e dei passatempi, calcio e scacchi, suoi divertimenti. E amava guardare alla televisione il quotidiano dell'informazione. Ma perché quotidiano dell'informazione? No, e non mi permettere mai. Vabbè, rifacciamo. Rifacciamo. Mi interrompo. Mi amava guardare alla televisione i quotidiani dell'informazione. Ma vuol criticare la televisione? No, non mi permetterei. Ma. Lui e sua moglie erano molto felici, un'anima in due e pochi amici. Si nutrivano solo del loro amore, il loro batteva un unico cuore. Indivisibili e senza paura per la loro vita. Non era lui, andavano insieme a fare la spesa ed ogni domenica andavano in chiesa. Mangiavano fuori abbastanza spesso e a volte a settimana facevano sesso. Insomma, una vita davvero ordinata, sicura, felice e ben programmata. Ma un giorno